L'Academy DevOps di SurSense è un percorso di formazione su misura per i futuri DevOps Engineer. Nasce dall'esigenza di ampliare la nostra area DevOps e formare professionisti con una visione improntata sull'open source, dando loro la possibilità di mettersi alla prova e acquisire nuove competenze. L'Academy è impostata in modo da consolidare le conoscenze tecniche e teoriche dei partecipanti, senza tralasciare l'esercizio pratico. L'unione di questi due aspetti è fondamentale per la crescita in questo ambito. Infatti, nel mondo DevOps, delle infrastrutture e delle automazioni, non ci si può limitare al solo studio della teoria. È utile entrare nell'operatività e nel percorso dell'Academy creiamo le condizioni adatte perché questo avvenga. Per questo, il sistema di formazione che abbiamo collaudato bilancia teoria e pratica con esercizi basati su casi di studio reali elaborati da formatrici e formatori all'interno dell'azienda. La possibilità di confronto è all'ordine del giorno e i tutor sono sempre disponibili per dare consigli tecnici, feedback immediati e supporto alla comprensione degli errori. Nella nostra Academy DevOps, dal punto di vista tecnico, si imparano le basi dell'amministrazione server, Linux, le basi del networking, i rudimenti della programmazione, come integrare tool DevOps per eseguire build del software, automatizzare configurazioni e orchestrare i container. Uno dei pilastri su cui abbiamo fondato i corsi è l'acquisizione di nozioni sulla filosofia open source, che ha dato vita a progetti rilevanti come GNU Linux e Kubernetes. Per noi è importante affiancare la parte tecnica anche a contenuti pratici, che possano introdurre le nuove colleghe e i nuovi colleghi alla vita aziendale e a quella progettuale. L'Academy quindi diventa un modo per fare esperienza, per imparare a rispettare i tempi ed essere precisi nelle consegne, oltre che a lavorare in team e a dare feedback. Condividere le nostre conoscenze con i ragazzi e le ragazze dell'Academy è un valore perché ci permette di capire quali sono i bisogni formativi per affrontare le sfide tecnologiche e per crescere anche noi come SurSense, ovvero per ampliare l'area DevOps e Cloud Native Infrastructure.